il finale di stagione si preannuncia ad altissima tensione. Una scossa elettrica attraversa il campionato. Il Torino con Claudio Sala e l'immancabile Pulici affondano l'Inter. Gustavo Giagnoni, Torino comunque protagonista con lui. L'anno scorso addirittura in zona scudetto, in presa diretta proprio con lo scudetto. Quest'anno in qualità di arbitro dello scudetto, a questo punto siete paghi di questo ruolo? Che cos'altro vi ripromettete per la fine di questo campionato? Ma diciamo paghi, certamente le nostre speranze sono state un po' deluse perché abbiamo avuto un inizio un po' incerto. Abbiamo dovuto soffrire la mancanza di uomini importanti per la nostra squadra. Il che implicitamente starebbe a dimostrare che se voi foste stati completi fin dall'inizio, è questo forse che vuol dire. Lei è bravissimo. No, per carità. Sì, bravo lei a far capire le cose senza dirle. Non siamo stati brillanti come l'anno scorso, come il campionato, che era stato bellissimo. Però siamo ancora protagonisti. Diciamo che ci sono protagonisti più brillanti di noi. Ma indubbiamente anche noi penso che stiamo recitando bene la nostra parte. Proprio per cercare di vedere quale di questi tre protagonisti deve vincere il campionato. Per i nerazzurri il colpo è da KO. Paga per tutti mister Invernizzi, esonerato. Al suo posto Enea Masiero, promosso dalle giovanili.